siamo in modalità risposta, cercando di essere il più brevi e il più operativi possibili. Brexit e Trump, pensi che questo abbia una qualche incidenza sul referendum del 4 dicembre? Mi sa di domanda un po' pilotata. Molti si lamentano perché c'è il simbolo della Apple, e mettiamoci una cosa davanti, ma ragazzi, è un computer della Apple e quindi è evidente che c'è il simbolo della Apple. Hanno soltanto la voglia di dire no, 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 no. Date più potere al Premier. No, no, no. La legge sui piccoli comuni è alla quinta lettura. Poi adesso quelle su Equitalia, sulle pensioni. Mi sembra adesso in Mentana, si fa nottata stasera. Paolo, ma su quel tavolo è grappa, solo così si potrebbero spiegare certe cose che dici. Paolo, dimmi una... questa è acqua, direi purtroppo, non è grappa, anche perché non la reggerei. Qual è, caro Paolo, bucca o bacca, come ti chiami, la cosa che non va bene di quelle che ho detto? Mario Pinto dice non rispondere solo quando non conviene, tipo sui cognomi vacca o mucca. Vabbè, il signor Vito credo che abbia digerito male questa sera. Buonasera, buonasera, Presidente. Entriamo subito nel vivo. Sì, sì, sì. Del Mattia, prego. Risponde? Prego, prego. Legga. Mi scrive. Sì. Leopolda da Firenze. Sì, Leopolda da Firenze. Caro Matteo, sì. Che cos'è il Matteo Risponde? Vabbè, è facile come è, no? Cara Leopolda, innanzitutto complimenti per il nome. La smetta, su. Cara Leopolda, sì. Posso chiamarti Polda? Sì, non faccia, non ammicchi. No. Il Matteo Risponde è un momento che il vostro Premier vi dedica per soddisfare i vostri piccoli dubbi di ogni giorno. Ah, tipo? Siamo soli nell'universo? Ma non c'è vita nell'aldilà? Ma non c'è. Quanto sganci se voto sia referendum? Senta, allora, risponde invece al fatto che, per esempio, molti giornalisti hanno sentito Verdini che le consiglia di fare fuori il PD e di unirsi a lui in un unico partito. È un'indiscrezione. No, ma non faccio adesso. Una... Allora, io voglio sfatare subito questa storia una volta per tutte. Ecco, la sfati, perché... Tutte. Sì. Io, Dennis Verdini, quasi non lo conosco. No, beh, non esagero. Ci siamo visti una, due, tre, ma quattro, no. 5.000 volte al massimo. Ah, ecco, appunto. Ma giusto, buongiorno, buonasera, facciamo un partito, ti do l'impunità, quelle cose che appunto, si dicono anche sul tram. No, non si chiaro? Dicono sul tram. Allora, io Verdini lo conosco appena. Ma non è vero. Andiamo è vero. Con le prime domande. Vabbè, forza. Però... Offesa. Ah, ecco, ok, vedi. Creatività. Ecco. Insulto, bene. Un insulto. Ah, ecco, Davide da Cesenatico. Matteo, non hai paura di stravincere con il sì? No, vabbè, ma non faccio... Tamara da Vigevano invece mi chiede: cosa Matteo, richiede? Non trovi ingiusto che io possa votare sì solo una volta? Senta, non guardi. Ottavia da Numana: Matteo, ma come si fa a non votare sì? Senta, ma non può, mamma mia, non può prendere solo domande per il sì, la prego. Perché sto usando il computer. Cosa c'entra? Scusi. Quelli del no sono un po' indietro, usano altri mezzi di comunicazione. Tipo il codice Morse. Ma non, sì, ma non è aspetti così, che non è vero. Aspetti. Ma sì. Non lo faccio. Linea, punto, linea, Morse. Linea, capolinea. Sì, 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 sì. Certo. Si certo. Scrive capolinea, allora sicuramente è una domanda su Bersani. Senta, a proposito, no, Bersani fa delle critiche serie al suo operato, no? Non faccia quella faccia. Bersani la sta mettendo in guardia dall'avanzata delle destre. Sì, l'ho letto. Appunto, la mucca sta in corridoio e sta bussando. Sì, è una interessante, metafora. Anzi, interessante. Ma è una metafora, però. Sareste capace di votare no e seguire le indicazioni di un uomo che tiene una mucca in corridoio? Ma non tiene la mucca, è una metafora, lui non tiene. Basta tristezza, torniamo alla gente smart. Sì, ma Peppino da Capri mi chiede: Matteo. Peppino ma tu, che li conosci tutti, chi è il politico più sexy del pianeta? Ma che domande sono? Voglio rispondere sinceramente. Sì. Sinceramente. Sì. Sinceramente, la prego. Senza facili ironie. Chi è l'uomo, l'uomo politico più sexy? Cooperlo. Ma no, adesso risponde così solo perché Cooperlo è passato al sì. Dai, Cooperlo è di un'intelligenza tale che quando Stephen Hawking non riesce a finire il Sudoku, chiama lui. Ma l'ha sempre insultato. Ma lei forse ignora che Donald Trump ha detto facile battere Hillary, ma con Cooperlo mi sarei arresa all'istante. Non deve, ma le domande sostanziali sono altre, signori miei. Eccone una. Ecco. Matteo, perché
fai pubblicità alla Apple. Ma infatti c'è sempre sta... Uffa, di cosa parlate? No, volete, bello, che, no? Volete che compra il, che copra il logo del computer? Sì, sarebbe carino. Lo copriamo, pensate che io sia sponsorizzato. Ma non, non l'ha coperto. Lo copriamo così. No, così, così si va bene. No, 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 sì. Adesso si è aggiunta la marca della bottiglia. Oh, scusi. Mamma mia, come sei pignolo. Sei come Lampi, cioè? Aggiungiamo questo. Ma no, adesso si vede anche si vede quello delle scarpe adesso. Vabbè, allora doveva coprire questo logo qua. Ma dai, va bene. Ma... va bene ora. No, allora, comincia è un logo dietro l'altro. Allora mettiamo questo, va bene. Certo, ci mancava. Così. Anche il prosciutto. Signori miei, anche prosciutto. Non sono venuto qui a vendere ma a regalare. Infatti tutti questi articoli saranno vostri in omaggio. Sì, ma no. Ripeto, in omaggio. Non deve fare. Semplicemente votando. Sì, guarda, non riesce con la linguetta. Sia serio, la prego, sia serio. Non può fare questa cosa. Cosa sta facendo? Una specie di Non faccia le faccette. Non so più cosa inventarmi per sta cacchio di campagna del sì. Ma appunto, però... I sondaggi dicono che la percentuale del sì la devono calcolare con l'acceleratore di particelle di Ginevra. Vabbè, ma magari recupera. Leggiamo un'altra domanda. Ecco. Zino da Pistoia che mi dice che vota no. Oh, vede, sì, c'è anche chi vota così. Sì, certo. Sì, c'è anche chi vota così. Poggino, che ti devo dire? Liberissimo di votare. No. Se vuoi che venga abolito il Natale, i campi di grano diventino sterili e mandiamo in onda per un anno le repliche del programma di Veltroni. Ma cosa c'è adesso? Lo dico a te e lo dico a tutti quelli come voi che sapete dire solo no, 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 sì, no, no, no. Cosa c'è? Se voi aveste la capacità d'amare così come avete quella di odiare, l'Italia non sarebbe a forma di stivale, ma a forma di quaglie. Oh, mamma mia, non sia retorico. Però guardi, risponda alle domande, non questa retorica. Ma sono tantissime, mi sembra di essere Mentana. Ci sta, si fa nottata stasera. Sì, bene, sa fare anche Mentana, vedi? Sì, si fa di tutti. Bravissimo. Ma prima di chiudere, permettetemi di fare un saluto al costituzionalista Onida. Ah, Onida, certo. Persona stimata e autorevole. Che aveva fatto un ricorso per bloccare il referendum insieme al comitato per il no. Infatti ha fatto ricorso, però il ricorso gli è stato bozzato. Esattamente, succede. E quindi io a Onida dico: cosa? Cosa fa? Onida Suca, Onida Suca. No. Il ricorso è andato male. No. Onida Suca, Onida Suca. Ora si devi votatillo, anche Zabegreveschi. No. Avversari ad Alema. Che a vederli fanno pena, Grillo invece fa cagà, vota sì! Andrea Gialone.